Salve, benvenuti in questo nuovo video del videocorso in cui insegno Windows a mio nonno. Allora, in questa parte vedremo la personalizzazione. Che cosa intendiamo per personalizzazione? Intendiamo senz'altro la modifica dello sfondo del desktop, la modifica dei colori e così via, ma non intendiamo soltanto questo. Quando si parla di personalizzazione si fa riferimento non soltanto a ciò che attiene all'interfaccia grafica visuale, ma attiene anche a quelle funzioni che in background, cioè che dietro le quinte, vengono svolte dal sistema operativo. Quindi, se uno pensa che la personalizzazione attiene soltanto alla veste grafica dell'interfaccia utente, si sbaglia perché per personalizzazione intendiamo tutto ciò che si può rendere personalizzato rispetto a come esce di fabbrica. Quindi attiene in un primo momento senz'altro a quello che riguarda l'interfaccia utente, perché attraverso questa poi accediamo a tutte le funzioni del nostro Windows 10, ma poi attiene anche a tutte le altre funzioni che vogliamo rendere diverse rispetto a quanto ordinariamente faccia il sistema operativo. Quindi partiamo innanzitutto dal dire qual è il punto primario di accesso alle impostazioni. Nelle versioni precedenti di Windows, alle impostazioni ci si accedeva con il pannello di controllo. A partire da Windows 8 è stata inserita un'ulteriore scheda, ovvero un'ulteriore finestra che è quella delle impostazioni. Adesso le vediamo, le apriamo entrambe perché che cosa succede? Che a partire da Windows 8 si è operata una transizione verso questa schermata in stile metro dal pannello di controllo, però sono rimasti entrambi. Quindi sostanzialmente molte delle operazioni che possiamo svolgere all'interno della finestra impostazioni si trovano anche nel pannello di controllo e praticamente portano allo stesso risultato. Adesso apriamo il pannello di controllo. Come si accede al pannello di controllo? O si scrive nella barra di ricerca pannello di controllo e si apre, oppure trucchetto per fare più veloci, anche se relativamente. Con la combinazione di tasti Windows più tasto R, dove R sta per Run, cioè esegui, si apre esegui. Da esegui possiamo richiamare il pannello di controllo digitando CTRL e dando invio e si aprirà comunque il pannello di controllo. Siccome questa guida vuole essere completa, facciamo vedere le diverse possibilità. Poi spetta all'utente decidere effettivamente quale modalità di accesso ad una finestra, ad un programma è più semplice per lui. Abbiamo già visto nel caso delle applicazioni che si possono mettere come collegamento sul desktop o quelle che si possono mettere sulla barra delle applicazioni. È un po' come dire, mi viene più comodo mettere la spesa nel cofano della macchina, nel portabagagli, piuttosto che da dove sono i sedili anteriori. Dipende da che cosa ci è più comodo. Quindi Windows ci dà diverse possibilità e noi scegliamo quella che è più comoda per noi. Questo è il pannello di controllo. Adesso apriamo la scheda impostazioni. Come si fa per aprire le impostazioni? Allora, o si apre il menu Start e si preme su impostazioni qui, oppure si va dal menu delle notifiche e si va su tutte le impostazioni, come si preferisce. In questo caso ci troviamo qui e l'apriamo di qua. Utilizziamo la funzione che abbiamo visto prima, le affianchiamo in questo modo e vediamo come si presentano le due schede. Potenzialmente da entrambe le applicazioni, da entrambe le finestre, come le vogliamo chiamare, possiamo andare a modificare le impostazioni del nostro computer. Determinate impostazioni sono accessibili attraverso dei menu rapidi. Se penso ad esempio alla modifica del desktop, dello sfondo del desktop, non di certo devo fare tutto questo. Però lo vediamo dopo come accedervi, più
più velocemente. Allora, come potete vedere già ad occhio, ci sono determinate opzioni che sono presenti sia nell'una che nell'altra, mentre in altri casi non vi sono determinate opzioni. Questo perché? Perché per Microsoft non è semplice rimuovere una funzione immediatamente, cioè si sarebbe potuto decidere direttamente al lancio di Windows 10 di togliere di mezzo il pannello di controllo e di mettere solo questa scheda di impostazioni. Ma tenete presente che Windows 10 deve avere la retrocompatibilità con le impostazioni precedenti che magari avevamo su Windows 7. Immaginate di non aver effettuato un'installazione pulita e di aver fatto un aggiornamento da Windows 7 a Windows 10. Immaginate che su Windows 7 avevate impostato la funzione di backup. La funzione di backup in Windows 10 rimane nel pannello di controllo, mentre nella scheda impostazioni, almeno da quel che ne so e da quello che ho potuto vedere, non la troviamo. Però, ad esempio, ciò che è cambiato è che è stata rimossa la voce di Windows Update all'interno del pannello di controllo a favore della voce aggiornamento e sicurezza all'interno delle impostazioni di Windows. Quello che mi appare a me, cioè sinceramente, avere due schede da cui poter fare le impostazioni mi sembra un pastocchio, cioè mi sembra comunque un qualcosa di poco serio. Cioè, un po' a dire, lascio un po' di là, un po' di qua, però, da un altro punto di vista, da un punto di vista tecnico, questa cosa si può comprendere, anche se relativamente, però si potrebbe comprendere. Ciò che c'è da notare è che però questa transizione, io parlo di transizione dal pannello di controllo alla scheda impostazioni, perché si arriverà un giorno ad avere solo questa scheda impostazioni, con un po' di dispiacere per me, perché comunque per come era efficiente il pannello di controllo, secondo me non è efficiente questa scheda impostazioni, però sono opinioni personali. Detto ciò, determinate opzioni sono presenti qua, altre qua, e quindi a seconda dei casi bisognerà destreggiarsi tra il pannello di controllo e le impostazioni di Windows. Allora, vediamo innanzitutto, come modificare lo sfondo del computer, cioè effettuare la personalizzazione grafica dell'interfaccia utente. Allora, per effettuare questa operazione, si va su personalizzazione. Qui, dalla voce personalizzazione si apre una scheda a sinistra, una scheda a destra. La scheda a sinistra ci fa navigare tra le varie voci e opzioni. La scheda a destra invece raggruppa tutte le opzioni della scheda di sinistra. Cioè, vale a dire che se adesso sono su sfondo, mi dà tutte le opzioni possibili per lo sfondo. Allora, minimizzo il pannello di controllo per vedere poi qual è l'effetto sul desktop. Allora, nello scegliere lo sfondo ci dà subito delle opzioni differenti, cioè ci chiede se vogliamo utilizzare un'immagine, uno sfondo a tinta unita oppure una presentazione. L'immagine può essere una di queste che sono già integrate in Windows e quindi semplicemente selezionandole andrà a variare lo sfondo, oppure può essere un'immagine personalizzata. Cliccando sul tasto sfoglia andremo a cercare le nostre immagini, la selezioniamo, scegli immagine e come sfondo avremo la nostra immagine. Al di sotto vi sono delle opzioni: adatta, allunga, affianca, centra, estendi. Purtroppo, per quel che riguarda questo sfondo specifico, non riusciamo a capire perché queste funzioni variano a seconda della risoluzione dell'immagine, della grandezza dell'immagine che vogliamo mettere come sfondo. Allora, per poter farvi capire meglio,
Mi preparo un attimo un disegno su Paint e così vediamo che cosa succede. Rieccoci qua, ho creato questa immagine giusto molto velocemente, molto spartana, neppure il rettangolo l'ho fatto in maniera precisa, però per farvi capire che cosa succede quando scegliamo un'immagine che è più piccola rispetto alla risoluzione del nostro schermo o se è più grande. Cioè, se noi prendiamo un'immagine della dimensione precisa in pixel del nostro schermo, ad esempio, se io ho il monitor 1920x1080 e prendo un'immagine 1920x1080, quando faccio scegli una posizione qui sotto, non succede nulla perché non c'è niente da adattare. L'immagine tranquillamente va a diciamo a porsi sul monitor. Per quel che riguarda però un'immagine più piccola, in questo caso ho fatto una 500x500, se io ecco, se seleziono la voce riempi, questo è quello che succede. Cioè, nel senso, dico fregatene di quanto è grande quell'immagine, anche se non mantieni le proporzioni e anche se la risoluzione è più bassa, mi devi riempire l'intero desktop. Ed è questo quello che accade. Quindi, se l'immagine è troppo piccola, la vediamo sgranata, perché ovviamente ha una risoluzione troppo bassa. Se invece faccio adatta, lui cerca in qualche modo di trovare il miglior compromesso tra livello di sgranatura e livello di riempimento. Se faccio allunga, vedete qual è l'effetto, cioè me la allunga orizzontalmente. Se faccio affianca, invece mantiene correttamente le proporzioni dell'immagine e quindi vedete che non si sgrana, però me ne mette una a fianco all'altra. Questa, ad esempio, potrebbe essere utile quando vogliamo mettere come sfondo un pattern, per esempio dei disegnini che si ripetono e che quindi non ci fanno notare il fatto che vi siano tante immagini affiancate, come ad esempio, non lo so. Può essere un motivo, un pattern, ecco. Se faccio centra, invece, anche in questo caso mantiene le proporzioni originali dell'immagine e quindi la vediamo centrata e ci metterà poi intorno uno sfondo nero. Possiamo però cambiare questo colore di sfondo in questo modo e quindi qui c'è la selezione del colore. Se mettiamo estendi, invece, cerca di riempire allo stesso modo tutta l'immagine. Se abbiamo più monitor, cerca di estenderci l'intera immagine su più monitor. Detto ciò, io rimposto, ovviamente, rimposto nuovamente l'immagine originale di Windows, quella di default. E queste sono le opzioni per quel che riguarda uno sfondo che vogliamo impostare come immagine. Se invece scegliamo una tinta unita, semplicemente abbiamo come sfondo una tinta unita e possiamo scegliere tra i vari colori che Windows ci mette a disposizione. Inoltre, se questi colori non ci piacciono, possiamo scegliere un colore personalizzato. Addirittura ci fa mettere un colore che questi col cancelletto sono i colori HTML, i colori web, oppure possiamo mettere i colori scala RGB. Comunque sia, solitamente i colori più carini sono quelli che Windows ci consiglia. Ok? E neppure è brutto avere come tinta unita, diciamo, uno sfondo, non c'è nulla di male. Presentazione, invece, ci consente di selezionare più immagini e di impostare un tempo di variazione. Ad esempio, possiamo mettere 3, 4, 5, 6, 10 immagini e impostare che queste cambino ogni minuto, ogni 10 minuti, ogni mezz'ora, eccetera, eccetera. Possiamo mettere la riproduzione casuale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi non gli attiviamo la riproduzione casuale, lui ce le farà
variare in successione, quindi sulla base del loro nome. Se per esempio ho un'immagine che si chiama 1, un'altra 2, un'altra 3, oppure una A, una B, una C, lui le farà fare le transizioni ad A, B e C in questo ordine. Se invece attiviamo la riproduzione casuale, lui le mescola e quindi a seconda del caso farà uscire un'immagine. Per quel che riguarda la posizione, questa è la stessa cosa che abbiamo visto per la singola immagine, cioè di dire che cosa fare con le immagini di dimensioni differenti. E penso che qui abbiamo concluso per quel che riguarda lo sfondo.